quei 5 minuti sono, li esamineremo bene dopodomani. Potevano costare caro, solo che dopo c'è la parte anche finale, l'altra del carattere, della volontà di questa squadra che continua fortunatamente sull'onda di quello che è stato lo scorso anno. Lottare, soffrire fino in fondo, ma oggi anche riuscire a portare a casa il risultato. Esatto, lo stavamo proprio commentando con Scappini, questa forza di questa squadra che non molla mai fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero, perché ancora nel finale c'era stata anche questa occasione che Scappini, molto contento del suo gol, ma altrettanto dispiaciuto per non aver segnato il 4-3. Sì, queste sono partite che vanno esaminate, almeno con la squadra, un po' più difficile televisivamente, perché sono partite aperte. Nazionale all'altra, è chiaro che noi abbiamo fatto delle cose positive nei primi minuti di gara, al di là del gol, proprio anche come tutto, poi non siamo stati capaci di gestire il vantaggio, ci siamo allungati tantissimo, abbiamo sofferto la loro intensità agonistica, ci hanno saltato addosso e siamo mancati un po' nel palleggio. Però avevamo avuto un'occasione, basta loro e noi di rimessa due grosse occasioni per raddoppiare. Poi quei 5 minuti finali hanno cambiato proprio uno scenario di una partita che stava scivolando così. Poi il secondo tempo più da battaglia da tutto. Adesso questi errori li dobbiamo esaminare bene e ripeto, fa un po' scalpore perché in conferenza stampa l'altro ieri parlavamo di questa difesa, no, super che avevamo, visto che avevamo subito pochi gol, avevamo la seconda difesa del campionato. Quindi mi auguro, spero che sia stata solamente una giornata così un po' particolare dove abbiamo sbagliato alcune situazioni. Però insomma aveva parlato anche di questo attacco della Ternana assolutamente temibile con questi attaccanti che partono in velocità e oggi se ne ha avuto proprio un assaggio. Sì, sì, me li aspettavo così e così è stata la partita. C'è il merito sempre dell'avversario, si gioca contro, è chiaro che quando prendi però una ripartenza su un calcio d'angolo tuo e uno fa 60 metri, palla al piede e poi va in calcio d'angolo, fanno gol su una marcatura libera, dei meriti li hai, o soprattutto su un fallo laterale, quando hai 10 giocatori schierati, tutto può succedere perché altrimenti non si giocherebbe. Però è successo anche alla Cremonese, su quel fallo a due in area, la ripartenza che poi non sono riusciti a riconcretizzare. Infatti dico, tutto può succedere, quel fallo a due in area, assurdo per come si è sviluppato, il portiere non ha visto il retropassaggio, perché insomma non era pressato da nessuno tranquillamente e abbiamo avuto la palla di vincere, molto simile alla partita dello scorso anno con l'Arezzo, quando al 93esimo abbiamo fatto il 3-2 su una partita con azioni da una parte o dall'altra che poteva succedere di tutto. Questa è la B, guardiamo i risultati anche oggi, vi sono stati alcuni anche un po' così, grande sorpresa anche per le dimensioni, non solo per il risultato stretto che tutto può essere, questa è la Serie B. Adesso dobbiamo prepararci bene, recuperare le energie che sono spese oggi, fisiche e nervose, e prepararci alle partite difficili. Allora un sorridente Stefano Scappini, perché ritrovi il campo, sappiamo che tu avevi tanta voglia di dimostrare qualcosa e oggi l'hai fatto. Sì, avevo tanto bisogno di giocare, dai, di far gol, perché l'attaccante vive di gol e purtroppo è andata bene per come è andata la partita, potevamo anche vincerla. Se non sbagliavo l'ultimo gol. Esatto, perché veniamo al gol fatto, ma veniamo anche all'errore finale. Però, come dico sempre, preferisco sbagliarli che non tirare mai in porta, perché alla fine vuol dire che ci arriviamo davanti alla porta. E poi è questione di fortuna, a volte vanno dentro, come la rovesciata non è andata dentro. Però, dai, potevamo vincere, però potevamo anche perdere. È vero, è questione di fortuna, però è anche questione di essere sempre pronti ed essere sempre lì, perché appunto nell'azione da gol di fatto hai tirato due volte, prima questa rovesciata su cui il portiere ha compiuto il miracolo e poi il gol. Sì, è stata una bella rovesciata, purtroppo l'aveva parata, però dopo neanche il tempo di pensarci ho fatto gol, Cavion mi ha messo una grandissima palla, poi ho fatto gol Moculo e alla fine potevamo anche vincerla, però beh, per come è andata la partita è andata bene così. Senti, possiamo dire che lo zoccolo duro che arriva dallo scorso campionato è forse un po' quello che trascina tutti, tu, Pesce, Brighenti, Canini? Ma guarda, noi veniamo da un'annata strepitosa l'anno scorso con un grande gruppo, sono arrivati molti giocatori e devo dire la verità, sono ambientati alla grande e sono entrati a far parte di un gruppo sano e poi sono tutte bravissime persone. E ci sta che all'inizio magari essendo tante persone nuove non è facile, però devo dire che non è il nostro caso, si sono ambientati benissimo e poi niente, dai, siamo contenti
cioè, ero contenti, era meglio vincerla, però... La prossima volta fai anche l'altro. Sì, la prossima volta sì, va bene. È la prima volta, insomma, un esordio dal primo minuto allo Zini, perché eri già entrato titolare a Bari, però insomma oggi ti sei goduto questa bellissima coreografia e vorrei partire proprio da qui. E che emozioni vi ha dato il pubblico oggi in partenza? Ma il pubblico dall'inizio che ci sta aiutando, perché insomma capisce che questo campionato è difficile e ci sarà da lottare, da correre, però è stato un bellissimo impatto. Ecco sì, questo campionato è difficile e oggi ne avete proprio avuto un assaggio, perché una partenza ottima della Cremonese, poi forse qualche occasione che avreste dovuto magari concretizzare, poi è arrivato questo 5 minuti di follia. Come possiamo definirli questo finale di tempo? Ma ci siamo complicati un po' la vita da soli, questo è il discorso. Abbiamo avuto 5 minuti di disattenzione pensando che la partita fosse in discesa, invece purtroppo in Serie B, ma nel calcio in generale non ci si può mai rilassare. Quindi ripartiamo da queste cose, da queste mancanze che abbiamo avuto e soprattutto insomma, siamo partiti bene, e, come dici tu, potevamo andare sul 2-0 e quando è così bisogna chiuderle. Senti, cosa vi ha detto il mister nello spogliatoio? Ma è stato abbastanza pacato per il momento, è stato bravo comunque a tenerci calmi, perché comunque in quelle occasioni è più facile fare disastri, poi nel secondo tempo era rischioso. Ecco, però nel secondo tempo siete entrati poi con un piglio diverso e siete riusciti a raddrizzare in qualche modo la partita che forse alla fine si poteva anche vincere, forse la Cremonese meritava veramente qualcosa di più, o no secondo te? Ma sì, abbiamo rischiato di perdere, però in quel rischio c'è anche il discorso che abbiamo creato tanto e all'ultimo potevamo anche vincerla, quindi questo è un bel dettaglio, una bella cosa che comunque ci differenzia e che ci dobbiamo portare da qua fino alla fine. Ecco, tra le cose che vi hanno creato più problemi della Ternana c'è stata forse anche questa la velocità degli attaccanti. Beh, lo sapevamo, insomma, avevamo guardato i video, purtroppo questa partita è andata così, bisogna stare più attenti, bisogna comunque cercare di correre tutti e 11 sia in avanti che all'indietro, perché in Serie B bisogna correre e tanto, quindi ci dobbiamo dare una mano tutti quanti.